Buongiorno signori, bentornati sul canale Passione Motori. Oggi andiamo a scoprire insieme come la DeLorean è fallita miseramente. Che cosa succede se negli anni 60 un giovane e brillante membro della General Motors decide che vuole aprire una casa automobilistica tutta sua? Ovviamente nasce la DeLorean DMC 12, macchina che tutti noi conosciamo grazie probabilmente al film Ritorno al Futuro e che mi chiedo io, conosceremmo se questa macchina non fosse stata inserita all'interno di quella serie di tre film? Probabilmente no. Nonostante è una macchina molto futuristica, molto all'avanguardia per i suoi tempi, particolarissima, a mio parere sarebbe rimasta una di quelle macchine che sono quelle chicche che conoscono solo i veri appassionati di auto storiche, mentre ad oggi, se andate anche da vostra mamma e le chiedete "Conosci la DeLorean?", al 90% vi dice di sì. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Con una DeLorean! Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? Non è che fosse questa grandissima vettura, eh? Adesso poi andiamo a vederlo insieme e scopriremo che insomma non è che fosse proprio questa grande macchina. Comunque, visto che stiamo parlando di una macchina che ha tanti anni, ricordatevi sempre che se mai vi verrà in mente di comprare una macchina di quegli anni o comunque una macchina usata, vi consiglio sempre di utilizzare l'applicazione Car Vertical per non incappare in scammate, perché potrebbe essere schilometrata, potrebbe essere incidentata, potrebbe essere stata oggetto di furto, potrebbe essere stata una macchina utilizzata come taxi o magari una macchina che arriva dall'estero in posti dove buttano tantissimo il sale in terra, quindi già sappiamo che sotto non sarà proprio fantastica, anzi magari sarà bella croccante. Quindi mi raccomando, link in descrizione e nel primo commento pinnato avete anche qua il codice sconto Passion, utilizzatelo e scoprite la verità sulla vostra macchina o sulla macchina che volete andare a comprare. Ma torniamo a noi, andiamo indietro nel tempo e scopriamo le origini dell'eccentrico fondatore della DeLorean Motor Company. John DeLorean, questo signore qui, nasce a Detroit nel 1925 da una famiglia modesta di operai di origine rumena. Non ha un'infanzia bellissima perché il papà è violento ed alcolizzato, ma nonostante questo lui si rivela veramente un giovane molto brillante. Pensate che si laurea in ingegneria senza alcuna fatica a Detroit, anche se poi deve interrompere gli studi per andare a combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Pensate la differenza dei ragazzi di una volta e dei ragazzi di ora, cioè io ho sempre mal di testa, mi fa sempre male la cervicale, sono sempre distrutto nel letto, c'ho un sacco di problemi. Questo qui era veramente atomico. Interrompe gli studi, va a fare la Seconda Guerra Mondiale, torna e si laurea la seconda volta, questa volta in ingegneria degli autoveicoli, e quindi grazie alla seconda laurea ha la possibilità di imparare veramente a lavorare sulle automobili. La vita di questo uomo è piena di successi, perché grazie comunque agli studi e alla sua brillantezza viene assunto alla Packard Motor Company e diventa molto presto il braccio destro dell'ingegnere capo McFarland. Quando la competizione in quegli anni si fa più viva tra Packard, Ford e General Motors, il signor DeLorean accetta una generosissima offerta per andare a lavorare nella General Motors. John DeLorean quindi nel 1961 diventa il responsabile della divisione Pontiac ed è proprio con lui che sono nate auto di grande spessore come la GTO, la prima vera muscle car americana, e non solo la GTO ma anche la Pontiac Firebird, sorella di telaio della Chevrolet Camaro e ovviamente altro gioiello della General Motors. Qualche anno dopo diventa dirigente della Chevrolet e pensate che con lui la sua divisione genera quasi le stesse vendite di tutta la Ford intera. Chiaramente John DeLorean in quel periodo è veramente un personaggio di spicco. Conduce una vita molto piena e sempre circondato da belle donne, da attrici, da persone di successo. La sua fama però dopo 12 anni di lavoro con la General Motors lo porta a decidere di interrompere il contratto lavorativo ed aprirsi una sua casa automobilistica. E qui
Apriti cielo. Saltiamo avanti, arriviamo quindi nel 1981, l'anno in cui nasce la DeLorean che noi tutti conosciamo dai disegni del nostro Giorgetto Giugiaro, che tutti noi conosceremo, o perlomeno mi auguro. Giorgetto Giugiaro quindi inventa la linea della DeLorean, quindi con queste forme molto spigolose, questa macchina che esteticamente è veramente molto moderna, molto futuristica. Pensate che siamo nell'81, Ovviamente in questo periodo cosa succede? La DeLorean cerca di raccimolare il più investitori possibili, perché per creare un'automobile da zero ci vuole una quantità di soldi immane, quindi giustamente fanno una campagna mediatica molto pesante per cercare di convincere tutti che questa macchina sarà incredibile e quindi cercare di portare più investitori all'azienda. Pensate, il prototipo è pronto in pochissimo tempo, la carrozzeria è in acciaio inossidabile volutamente non verniciata, il motore è un V6 che è stato sviluppato tra Peugeot, Renault e Volvo, e nella versione per il mercato statunitense sviluppava 135 cavalli, che già ti fa dire sì, non è poco, però non è che avesse queste prestazioni proprio spaziali. Pensate però che le portiere caratteristiche, no, con l'apertura ad ali di gabbiano, erano pensate in modo veramente intelligente, perché permettevano con la massima apertura di sporgere solo di 28 centimetri, quindi anche in spazi stretti le portiere si potevano aprire completamente, e tra l'altro andavano benissimo anche per persone molto alte. Calcolate che lo stesso John DeLorean era alto più di 1,90 m, quindi l'avrà pensata anche per lui, giustamente. Chiaramente non è una macchina che tralascia i dettagli, infatti questa macchina è dotata di aria condizionata, sedili in pelle, gli specchietti elettrici, insomma già come dotazione di base non è niente male. Purtroppo però arriviamo alle prestazioni di questa macchina. Innanzitutto la macchina ha uno sbilanciamento dei pesi considerevole, visto che il motore è montato posteriormente, quindi ha un 35% di peso davanti e tutto il resto dietro. E non solo, la macchina dichiarava uno 0-100 percorribile in 9 secondi, ma non riusciva a fare neanche quello. Non stiamo parlando di un razzo, ok? Nonostante tutto, lo stabilimento di produzione di questa autovettura viene costruito in Irlanda del Nord e l'azienda ottiene un finanziamento di 120 milioni dal governo britannico. Quindi, insomma, un bel inizio, no? Il problema di questa azienda è proprio il fondatore. Diciamo che a John piaceva, insomma, partecipare alle feste e, nonostante stesse attraversando un periodo di forte investimento, perché stava lanciando una casa automobilistica, cioè non è che stava aprendo il panettiere sotto casa, ok? Non ha voluto rinunciare al suo stile di vita molto esoso, molto esuberante. Mettiamola così. Pensate che solo per il progetto erano stati stanziati 5 milioni di dollari e lui se li era fumati tutti. Di conseguenza John cerca di abbattere i costi di produzione e si rivolge a Colin Chapman, che insomma non è che era proprio il primo fesso che passava, e infatti la DeLorean ottiene delle migliorie estrapolate proprio dalla Lotus. Per esempio le sospensioni della DeLorean sono le stesse della Lotus Esprit e ottiene anche il telaio a doppia Y. Quindi comunque già ci sono delle migliorie da un personaggio che sa quello che sta facendo. Chapman, ovviamente, non John. Comunque, a causa di tutti questi problemi, il prodotto finale, quindi quando la macchina viene effettivamente presentata completa, quindi non il prototipo, è veramente sotto le aspettative. Cioè, rispetto al prototipo, la macchina non è un granché. E tra l'altro costa anche tanto, perché costa 25.000 dollari, che per il mercato del tempo non era concorrenziale. Cioè, diciamo che la macchina era poco soddisfacente rispetto ad altre macchine che costavano più o meno lo stesso, come per esempio la Corvette. Dopo un anno di produzione sono state vendute solo la metà di tutte le autovetture prodotte, che erano 7.000, e l'aziendina di John DeLorean ha un piccolo debitino di 170 milioni di dollari. Questi debiti sono dovuti sia appunto alle poche vendite per il prodotto che non rispettava quello che
aveva promesso, ma anche dovuti allo stile di vita scellerato di John DeLorean. E oltre a tutto questo, sto povero John, qui possiamo dire che un po' ha avuto sfortuna, un po' è stato fesso, è stato tirato in mezzo a un problema di droga. Cosa è successo? Sembrerebbe che per far fronte a tutti questi mega debiti dell'azienda, John DeLorean abbia partecipato ad un traffico illecito di droga, ma le cose sono andate un po' diversamente da quello che si pensava. Sostanzialmente l'FBI ha ricevuto una soffiata da un certo James Hoffman dicendo che appunto John DeLorean gli aveva proposto di fare questo traffico di droga. In realtà non è andata così ed è andata esattamente al contrario. È James Hoffman che ha proposto a John DeLorean un traffico di droga perché sapeva comunque delle difficoltà dell'azienda e poi ha fatto anche l'infamata di andare dall'FBI a dire: ah, lui mi ha detto di sì, ha detto che vuole fare il traffico di droga con me. Perché Hoffman ha fatto così? Perché Hoffman aveva già dei precedenti di droga, quindi non è che è stato proprio un genio pure lui, e stava cercando di farsi fare uno sconto alla pena collaborando con la giustizia. Quindi ha detto: se io faccio finta di collaborare con la giustizia tirandone dentro un altro che non c'entra niente, forse mi scontano la pena. E invece l'ha presa ancora di più. Ci siamo capiti. Hanno cercato quindi di incastrare il signor John DeLorean e viene scagionato, ma purtroppo la sua immagine ormai è distrutta, ha un sacco di debiti, tutti sanno che comunque non sta andando benissimo la sua azienda e per di più esce che per aiutare l'azienda voleva vendere droga, che poi abbiamo visto che non era vero, anche se John aveva accettato, però vabbè. Comunque, mentre John cerca di difendersi in tribunale, l'azienda affossa ancora peggio. E c'è anche un altro problemino. Durante alcune indagini del governo britannico, perché giustamente il governo dice: oh, io a questo gli ho dato 120 milioni, ma andiamo a controllare se ha fatto tutto bene, se questi soldi, insomma, non sono stati mangiati. Notano che una parte degli investimenti stanziati sono praticamente spariti. Tra questi soldi spariti si nota anche un piccolo spostamento di 10 milioni di dollari su un conto svizzero-panamense. E già abbiamo messo insieme due stati perfetti, già quando leggi così dici: oh, benissimo, qua c'è qualcosa da controllare. Intestati ad un prestanome di John DeLorean. Perché questi soldi sono stati messi lì? Perché questi 10 milioni erano il pagamento, in nero chiaramente, per Colin Chapman, che comunque aveva aiutato a sviluppare la macchina. Solo che il signor John già era messo male e non ci voleva pagare sopra le tasse. Insomma, Colin Chapman viene portato in tribunale per evasione fiscale e il processo termina solo con la sua morte. Cioè praticamente John è riuscito a rovinare anche... Noi siamo qui ovviamente che ci ricordiamo la DeLorean per il film Ritorno al Futuro, tutto carino e divertente, invece dietro l'azienda c'era un casino, c'era droga, evasione fiscale, fallimenti, quello che viene portato in tribunale. Vabbè. Andiamo avanti. Il povero John non vuole abbandonare l'idea. Cerca più volte di rianimare l'azienda anche con progetti side, se possiamo dire. Per esempio, ha creato una linea di orologi chiamati DeLorean Time, che però anche questi orologi non hanno questo grandissimo successo e quindi fallisce pure questo progetto. Nel 1999 John dichiara bancarotta ed è costretto chiaramente a vendere. Tra l'altro, piccola curiosità, vende l'attività a Bedminster, che è oggi il golf club di Donald Trump. Muore purtroppo nel 2005 di infarto e sulla sua lapide è disegnata la sua celebre macchinina con le portiere aperte. È una roba veramente tristissima, cioè questa roba mi strugge da raccontare, perché di solito uno cerca sempre di raccontare il lieto fine. Non vedo un grandissimo lieto fine in questa cosa. Comunque, andiamo avanti. Cosa fa la DeLorean oggi? Allora, il marchio DeLorean ad oggi è ritornato in vita, tra virgolette, perché è stato acquisito da un'azienda texana.
Sostanzialmente questa azienda cosa fa? Ha acquisito tutte le DeLorean che c'erano in circolazione, chiaramente quelle non dei privati o chi voleva vendergliele, tutti i progetti, tutti i pezzi di ricambio, insomma tutto quello che poteva racimolare del mondo DeLorean, e ad oggi quello che fa è restaurare DeLorean. Tra l'altro avevo visto anche un documentario su questa cosa ed è molto interessante. Mentre per le nuove DeLorean c'è una lista di attesa lunghissima, perché il marchio sta già progettando nuovi veicoli altamente futuristici. Speriamo, incrociamo tutti le dita anche per questa azienda, ma proprio per il marchio, che non sia un altro flop. Adesso secondo me dobbiamo toccare alcune curiosità della macchina e del film Ritorno al Futuro. Per esempio, perché è stata scelta proprio una DeLorean per questo film? Per prima cosa c'è da specificare che il regista del film inizialmente non vuole utilizzare un'automobile, ma vorrebbe utilizzare un frigorifero come macchina del tempo. È un'idea però che abbandona quasi subito per ragioni di sicurezza, perché non vuole che qualche bambino convinto di viaggiare nel tempo si chiuda nel frigo e si iberni. La scelta migliore quindi è ricadere su un'automobile vera e propria. E perché sceglie la DeLorean? Per due motivi. Il primo è che per le forme che gli sono state date da Giugiaro, la macchina mentre vola sembra veramente una navicella spaziale, e secondariamente perché la macchina con queste portiere ad ali di gabbiano, con la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciata, insomma è una macchina che in un contesto degli anni 50 sembra veramente una macchina del futuro. Pensate che quando si diffonde la notizia che questo film sarebbe stato girato, moltissime case automobilistiche propongono le proprie vetture per comparire nel film. Addirittura la Ford offre $75,000 alla produzione per poter inserire la sua Mustang. Pare però che il regista abbia detto questa frase iconica, ossia Doc Brown non guida una fottuta Mustang. Chiaramente, come in tutti i film tipo Fast and Furious, nel film non è stata utilizzata una sola DeLorean. Nel primo film già ne sono state utilizzate 3. Ora, conosciamo tutti la velocità che la DeLorean doveva raggiungere per poter viaggiare nel tempo, ossia 88 miglia orarie, che sono 141 km orari. C'è un problema però: la vera DeLorean ci mette più di 10 secondi per arrivare da 0 a 60 miglia orarie. Si decide allora di sostituire il motore della DeLorean con il motore di una Porsche. Viene inserito il motore della Porsche 911 SC del 1981, che era un 3000 Boxer da 204 cavalli. E tra l'altro quella Porsche era anche una diretta competitor della DeLorean. Con questa modifica però sono costretti anche ad andare a modificare il tachimetro, perché per una legge del 79 i tachimetri potevano arrivare solo a 85 miglia orarie. Ne montano quindi uno che raggiunge le 95 miglia orarie, in modo che per le riprese possa raggiungere gli 88. Se vi chiedete perché proprio 88 miglia orarie, il regista ha confessato che era un numero molto facile da ricordare, ma anche perché non era una velocità che a quei tempi era così facile da raggiungere guidando normalmente, quindi gli dava anche un po' quell'idea di una grande velocità irraggiungibile, o perlomeno bisognava impegnarsi per arrivare a 88 miglia orarie. Non è che per andare a fare la spesa uno arrivava a 140 all'ora. Durante le riprese del film la DeLorean non vuole collaborare e pare che siano state interrotte molte volte molte scene perché la macchina aveva dei malfunzionamenti. Per darvi un'idea di quanto questa macchina fosse veramente ben costruita, pensate che durante una scena che è stata girata in una notte molto fredda, l'attore Michael J. Fox, ossia Marty McFly, continuava a picchiare la testa contro le portiere ad ali di gabbiano perché non volevano rimanere aperte. Hanno dovuto riscaldare le molle di queste portiere con un phon in modo che rimanessero in su. In conclusione, cosa possiamo dire della DeLorean? Una macchina che sicuramente deve ringraziare molto la comparsa all'interno del film, ma è anche vero che è una macchina che è comparsa nel film proprio perché era speciale. Speciale a modo suo. È vero, aveva diversi problemi, ma chiaramente immaginatevi che una sola persona decide
decide di aprire una casa automobilistica e la prima macchina che produce magari non sarà il top del top, anzi forse era già troppo per essere proprio la primissima. Abbiamo affrontato quindi l'ascesa e la caduta di un uomo, veramente spiacevole come cosa, ma possiamo almeno dire che ancora oggi siamo qui a parlare di una sua creazione che probabilmente lo renderà immortale, o perlomeno sicuramente la sua creazione è vissuta molto più di quanto sia vissuto lui. Ricorderemo sempre la DeLorean come la macchina del tempo e speriamo che la nuova azienda che ha acquisito brevetti, progetti e tutto il resto che riguarda il mondo di DeLorean ci possa deliziare con qualcosa di nuovo, magari un qualcosa molto simile, molto uguale, ma funzionale rispetto a quella di prima. Io vi ringrazio per essere rimasti oggi qui con me, spero che questa storia vi abbia divertito come ha divertito me e noi ci vediamo in un prossimo video qui sul canale Passione Motori. Un saluto.